Allora ragazzi, andremo a recuperare il nostro caro e speriamo ignorante, aspetta che è tutto sporco, e speriamo ignorante amico di battaglia, perché no, si chiama Johnny. Vi faccio un brief su questo ragazzo. Ha una pagina Facebook che non sponsorizzerò perché è veramente una cosa ignobile, perché è davvero senza filtri. Cioè c'è una foto di lui che è di fronte a una suora con una maglia, con la maglietta del Genova di Sculli, mi sembra, che prega chiedendo la grazia alla suora che lo manda a cagare. Cioè, è una cosa assurda. Questo qui veramente, veramente è davvero troppo ignorante. Poi ha questa barba ignorante pazzesca. Che però speriamo sia simpatico, sto scherzando, caro Johnny. E tra l'altro colgo anche l'occasione per salutare Bovic e di andare a cercarlo anche su Facebook, perché è questo amico in comune che abbiamo, è lui. Cioè Bovic è un mio amico di Facebook, non l'ho mai visto dal vivo, ma ci scriviamo spesso. Sì, anche lui a livello di ignoranza, non è che... Sì, anche lui anche lui spara molte perle di ignoranza, eh. E lui è famoso perché faceva fumare, cioè dicevano, ma in realtà lo prendeva per uso terapeutico, me l'ha detto lui, la marijuana a sua nonna. Ah sì, è vero, io ho visto video di sua nonna. C'è una compilation di sua nonna, cercatela, perché allora mi ha fatto ridere, allora che mi ha fatto più ridere su internet nel 2015-2016. Sì. Poi è arrivato il video rap di Neck, ragazzi. Quella. Io sono solo Bugs Bunny. Cazzi, ma sembra di essere, guardate che figa, tutto bianco, sembra di essere in Tunisia o in Grecia. Vedete con tutte quelle cose bianche. Vi faccio vedere un attimino la piscina dove c'è Daniele, non lo saprà, ma ci finirà dentro. Vedete? E dove Jack la Furia canterà, rapperà. E niente, stiamo andando, adesso mangeremo qualcosina, spero, perché sto veramente morendo di fame, abbiamo anche il driver. Vedete che è grossissimo, spero non ci picchi. Il driver è cattivissimo, ha già ripreso e sgridato Germano per aver detto delle cose cattive, per cui posso lasciare una valigia in macchina. Si sa che in Puglia questa cosa qui, lui è pugliese, non si può, anche lui è pugliese, che cazzo? Però dovresti saperlo, le tradizioni vanno rispettate. Tra poco ragazzi vedremo uno stadio di Bari che da... Vado da fondale a varie partite estive delle nostre squadre più forti italiane, ovvero si chiama San Nicola. Detta anche la bomboniera, che dovrebbe essere qua su strada tra un po'. Sì, tra un po', 5 minuti e vedere la bellezza. Tutti i FIFA, c'è cioè, tu una squadra di FIFA? Bari, no, la Bari ci dice. Sì, perché campanilismo, visto che siamo in Puglia, direi la Bari. Come c'è anche il Lecce, il Foggia. Però certamente non segue il calcio, ma forza Bari sempre. Attimi di tensione ragazzi, perché stiamo per inquadrare il San Nicola, detta la bomboniera. C'è un po' di tensione nell'aria, eh? Non mi ha fatto un cazzo nessuno probabilmente, però vabbè, io voglio fare... Tanto stiamo prendendo l'uscita, quindi non lo vedremo? Cioè Valerio hai mentito, adesso devi dire a tutti quanti che hai mentito. Mentito spudoratamente, però... Non vedrete, facciamo così. Aspetta, forse... Ma ragazzi, allora, adesso vi faccio una cosa, vi metto l'immagine, vi metto il JPEG del San Nicola di Bari, perché ho detto che me lo faremo, cioè... Ecco, vedete, adesso, 1, 2, 3. Adesso lo commentiamo, vedete ragazzi, questo è davvero la bomboniera, perché proprio sembra una bomboniera, ragazzi. C'è poi l'architettura di Renzo Piano, un'eccellenza italiana. Eccellenza italiana, veramente. Cioè ragazzi, non sono riuscito a inquadrare questa cosa qui, ma è veramente tipica. Avete presente il camion vela? Adesso metto con un JPEG e farvi vedere il camion vela. Ok. Quelli ecco. Delle elezioni. Esatto, c'era invece una foto di due sposini con scritto oggi sposi 4 giugno 2016. Ragazzi, ma davvero spero di trovarne altri in giro, perché la bella che oggi il 7. Infatti è già. E beh, li diamo il poco quindi, ragazzi. Ragazzi, Giovanni è un genio. Ho ritrovato la mia fede perduta e a breve partiremo per Međugorje. Tutti a Međugorje. No, mi piace molto la tua scelta dell'occhiale per renderla. È fatto in Italia. Però importato e esportato da Međugorje. Tutto fatto a mano, religiose. Questa è la Bibbia. Avete capito ragazzi, cioè, Bibbia. Ragazzi, stiamo correndo alla ricerca di un ristorante con del cibo. Alessio sta urlando delle parole sul cibo senza glutine, perché praticamente essendo l'aereo 40 minuti in ritardo, tutto il nostro time planning è praticamente impazzito. E quindi ora stiamo correndo verso il nostro cibo, ragazzi, perché ricordatevi che la nutrizione è il primo tassello per una vita sana. Ce n'è uno qui vicino. Un fusion italiano vegano? È l'unico che c'è, la Zutti Bar.
Wow. Ragazzi, la figata è il menù. Così, sul coso della brioche, tanta roba bellissima. Guardate, cacchio. Guardate che sfocati, che soddisfazione che ci dà questo menù, ragazzi, guardate. Ragazzi, feve cicorie. No, dillo bene. Feve cicorie. Ragazzi, abbiamo conosciuto il follower di Daniele, Antonello, che si è presentato con delle scarpe talmente ridicole che gli ho chiesto se fosse venuto a cavallo, ma... Aspetta, dopo averci detto che siamo più grossi in video che dal vivo, e dopo averlo minacciato, ci ha detto che lui fa autodifesa. E in sostanza mi ha rischiato di prenderle. Esatto, praticamente. Praticamente durante questo viaggio. Ma che cazzo di capelli è lo sto folder? Cioè, guardate da dietro. È un pineapple. Cazzo, abbiamo chiamato un ananas. Dicevi Antonello, vai. Devo dire una cosa importante, che in questo viaggio ci insegnerà almeno una tecnica di autodifesa, vero? Che se la dobbiamo far vedere adesso. No, adesso ce la sto vedendo. Ho capito. Quale il titolo? Chi è che vanito solo il cazzo? Che devo dire il titolo? Il nome del titolo. Difesa da pugno diretto al volto. Ah, tipo pugno diretto al volto. Cioè, guarda come subito si è messo. Io sono una pippa, cioè non ho mai. Adesso vediamo. Se mi devo picchiare anche uno di 40 kg. Aspetta, signora, che glielo dico subito. Cioè, sono le 4 meno 10. Prego. Cioè, col braccio che hai. Ragazzi, ho avuto un contatto con un indigena. È stato emozionante. Tu vuoi che dobbiamo bere qua? Johnny è venuto per bere gratis, cioè non è venuto per fare i video con noi. Che cazzo ce frega? Cazzo gliene frega lui. Cazzo me frega. Allora, io ho parlato con Bovic, che mi ha parlato. Grande Bovic! No, mi ha detto che tu sei un pazzo maniaco, a volte hai anche dei problemi mentali. Problemi, sì, più delle volte. E quindi ho avuto un po' paura, infatti ho subito scritto dicendo: caro, fai il bravo, perché se no. No, perché ti spiego oggi cosa dobbiamo fare. Martina, dai, cazzo, colpa tua. Oggi dobbiamo comandare Daniele. Dobbiamo comandare Daniele mentre fa una candy. Cioè, sì. Noi due col. Sì. Come si chiama? Con l'auricolare. Gli diremo cosa fare. Sì. Quindi devi dare sfogo a tutta la tua ignoranza. Okay. Che è dentro e anche fuori di te. Perché. Perfetto. Volevo farti però notare una cosa: che hai dei capelli da ananas. Perché va di moda? Ma ho capito, di moda. Se va di moda il cetriolo, cosa fai? Cetriolo, quello prende in aereo. Quello prende in aereo, te lo infili. Hai conosciuto anche gli altri concorrenti? Concorrenti, sì, gli sì. Altri partecipanti? Allora, c'è... Dai, sii sincero. Chi ti sta sui coglioni? Chi ti è simpatico? No, allora... Cioè, non fare il biglietto dicendomi allora, non mi sono tutti simpatici. C'ho un po' dei principi d'Alzheimer, i nomi non si Vabbè, indicameli. Comunque, lei trucca, truccherà le partite, non lo so, trucca. Truccherà le partite, poi? Poi c'è l'altro là che non si sa quello che fa. Quello degli Hamet. Quello degli Hamet che ha 19 anni, quindi verrà sodomizzato. Cioè, lasciarlo pezzato. Ma io sono con Claudio. No, tu sei con Claudio, vero? Tutto pulito. E quello degli Hamet dov'è? Ah, è vero. Scusami cara, ciao. Lei trucca. Quella che trucca le partite. Trucca le partite. Ok, poi? Ah, tu sei il candidato. Come il candidato? Io sono il candidato, no? Tu sei capito. Bellissimo, ho fatto finta di sentirlo. Tu sei candidato cosa? Sindaco di Bari. Io sono candidato. Ma anche se sei candidato? Tu quindi io abbiamo visto. Vale, ma lui è il candidato. Ora lo sei tu. Ma è lui il candidato. Tu sei il candidato. Ah, ma nella mia città. Sì, come consigliere comunale. Ma ti hanno eletto? No, non mi hanno eletto. Allora, stavamo dicendo, poi lui e poi quello di Antonello. Ah, lui c'ha 19 anni, verrà sottomesso. Sì, e Antonello mi ha spiegato 2-3 volte quello che fa, però non. Prego, signorina. Vada. Non è riuscito a dire quello che fa. Mi ha detto, sono insegnante di difesa, però non insegno. Poi ha detto che organizza le feste, però. Fa corsi online, cazzo. Però non partecipa alle feste, io non ho capito. Vabbè, sono un vegano, però non mangio solo carne. Sì, cioè, più o meno. In sostanza è questo qua. Ma tu eri già venuto a Bari? Io prima volta ed è davvero bella. Mi ricordo un sacco la Spagna. Non so se. Non vedo gente senza casco in motorino. Questa cosa mi preoccupa. Però vediamo cellulari che volano. Perché? Questa è battuta razzista verso i nostri amici napoletani. Ah, ragazzi, qui è No, però la butto sui caschi. Vedi che ce l'hanno il casco? Un attimo d'attenzione! Mi candido sindaco di Bari! Più Tuborg per tutti!